La sanità è vicina alle preoccupazioni dei cittadini italiani, quindi abbiamo una spesa però a capita inferiore alla media europea e alla media OCSE, quindi dobbiamo impegnarci di più e questa è la proposta della consulta di Forza Italia, impegnarci di più per aumentare il numero di medici, aumentare il numero di infermieri e migliorare le loro retribuzioni. Occorre una programmazione quindi che faccia, tenga conto dei bisogni dei cittadini, occorre la completa messa a terra della medicina di comunità. A cosa serve? In caso di comunità a indirizzare le persone in maniera appropriata, quindi senza intasare i pronti soccorso laddove serve, e avendo comunque nelle case di comunità i medici di famiglia che possono fornire l'assistenza. Gli ospedali di comunità servono a curare i malati cronici e subacuti, che quindi non devono intasare gli ospedali e non devono pesare sulle famiglie al ritorno. Abbiamo ovviamente un incremento della cronicità perché la popolazione invecchia. Dobbiamo investire di più in prevenzione, completare il progetto della farmacia dei servizi, investire nell'assistenza domiciliare integrata, quindi anche attraverso le nuove tecnologie. Quindi sono davvero tante le esigenze per affrontare il tema sanità in maniera strutturale, in maniera organica, e dare ai cittadini tutte quelle risposte delle quali hanno bisogno, appunto perché la sanità è in cima alle loro preoccupazioni. Una sanità pubblica che metta al centro la persona.